Ciao a tutti ragazzi, pensavate che mi ero dimenticato, eh? Ma il discorso non è che mi sono dimenticato, non mi dimentico, ma noi di lavori ne abbiamo tanti e quindi, chiaramente, visto che le nostre puntate sono reali e non preparate, ci tengo a ricordarlo, io le propongo innanzitutto quando abbiamo tempo di registrare, esempio la sera, oppure la domenica, quindi non è che mi devo nascondere dietro niente, la verità. Punto secondo, cosa più grande, quando mio migliore amico Gabri ha voglia di aiutarmi, ha tempo soprattutto da dedicarmi, che Gianni ne dedica fin troppo, e poi compatibilmente con l'avanzamento dei lavori. Quindi una volta che c'è la congiunzione astrale fra queste tre cose, allora pubblico il video. Praticamente quando si allineano i pianeti. Esattamente, i pianeti, la luna in totum, il meridiano di Greenwich, tac, arriva il video. Quindi quando voi meno ve l'aspettavate, più ve la siete dimenticata, noi siamo qua con l'Opel Tigra. Come dice il nostro amico Bruce, abbiamo smontata tutta. Quindi, allora... quasi completamente denudata e devo dire che è stata una piacevole sorpresa. Allora, ho ricevuto tanti commenti, mi avete scritto in tantissimi, vi ringrazio, ho tanti ragazzi che mi seguono da tutta Italia e veramente questa è una cosa che riempie veramente il cuore, non avete idea di quanti di voi mi scrivono anche solo per salutarmi. Io cerco di rispondere a tutti i ragazzi perché è una cosa che a me personalmente, quando magari scrivevo tempo fa alle persone che seguivo, all'epoca non c'era YouTube, ma comunque c'erano comunque le mail, quando si guardavano i programmi televisivi, non mi è mai risposto un cazzo di nessuno. Quindi voglio dire, era una cosa proprio bruttina. Invece io cerco di, nel mio piccolo tempo disponibile, di rispondere a tutti. Quindi è una cosa che faccio veramente volentieri e mi piace. Molti di voi conoscevano questa macchina, mi hanno scritto, e sicuramente mi hanno detto, guarda Gabri, che i chilometri di quella macchina lì sono originali. Ma infatti io non sono uno che dubita più di tanto della strada, anche perché con un intervento del genere i chilometri alla fine sono relativi. Comunque la macchina ha 30 e qualcosa mila chilometri. È stata molto tempo all'aperto nel sud Italia, quindi diciamo che non ha problemi di ruggine, o questo, perlomeno dove era la macchina, ecco. Però comunque, secondo me, adesso la vedete così, poi nel secondo video la troverete completamente lavata con un sistema di trattamento professionale e vediamo cosa riusciamo a tirar fuori senza toccare la sua vernice originale, perché tutto il suo manomotore completamente è tutto originale e anche la vernice della macchina per me al 90% è originale, per non dire il 100%. Smontato il suo manomotore, a parte i manicotti marci, duri ragazzi, perché ecco, c'è il vizio, questa è una cosa che... mi sento di segnalare. È vero che uno dice, ok, faccio un restauro così, non mi interessa, perché tanto devo fare i lavori. Però ragazzi, l'antigelo e gli oli hanno una scadenza, o comunque se la macchina sta ferma un sacco di tempo, o se comunque ha tanti anni, ma anche pochi chilometri, cambiateli ragazzi, cambiate l'antigelo, cambiate il paraflu. Questi manicotti qua sono più duri del mio. Anzi no, diciamo che questi qua sono secchi, quindi se il mio fosse così sarebbe un problema. Quindi diciamo che sono duri. Assomigliano al tuo, Gab, questi qua? Sì, un po' più piccolo il mio, però vabbè. Magari non fa questa curva qua. No, anche quella fa. Anche questa curva, cioè sì. Lo guardi così. Ho preso dalla chicane di Monza, dalla prima variante. Qualche problemino. Sì, esatto. Comunque, vabbè, ok, quello poi sono cose tue, non voglio entrare nel merito. Comunque, a parte tutti i manicotti completamente pietrificati e una perdita di olio, vediamo se riusciamo a girarlo per farvelo vedere, una perdita di acqua, scusatemi, dalla parte del termostato, perché l'avevo visto prima, e di qua il nostro amico Gabri ci segue. Vediamo, aspetta un attimo, faccio il giro del ponte. Dai che c'è anche la luce, che ci vedi bene. Di qua perdeva e scendeva lungo tutta la testa. Sembrava la testa, invece era il bocchettone proprio che va attaccato al termostato. La cinghia di distribuzione non era vecchia, perché come chilometri aveva fatto circa 7000 chilometri. Però guardate che quasi non si leggono più neanche le scritte. Ed è veramente dura. Quindi, certo che qua non ha avuto problemi, è venuto su tranquillamente, ma quando si vedono nei restauri più importanti, come quello che avevo fatto vedere della Tema o di altro, la cinghia di distribuzione, ragazzi, se diventa vecchia, va fatta proprio per una questione di vecchiaia. Perché se questi denti qua, o questi cuscinetti qua, si bloccano, i problemi possono essere due. O la cinghia è particolarmente dura, quindi cosa fanno i denti che toccano sulle puleggia? Si spaccano, la puleggia gira... La cinghia gira, la puleggia sta ferma, i pistoni salgono e piega le valvole. Fase 1. Oppure la cinghia si strappa, quindi i denti non mollano, ma molla proprio
la parte centrale della cinghia, oppure, che a me è capitato sull'Otte 32, pazzesco, faccio girare il motore a mano, motore libero, a mano, smonto i carter, tutte e due i cuscinetti di distribuzione, in questo caso ne ha uno tenditore, gli altri sono rulli, facendo girare il motore, i due cuscinetti, la parte centrale, cioè tutta la parte del cuscinetto era ferma, la cinghia slittava sul cuscinetto, pensate a metterla in moto, sta in moto 10 secondi, 20 secondi, basta, salta tutto, perché i due cuscinetti erano completamente grippati. Non è il caso di questa Opel, che comunque l'abbiamo provata, la macchina andava bene. Però questa distribuzione qua, è vero che aveva 7-8 mila chilometri, magari 10 mila, ma chissà il tempo. Cioè, gli anni, e poi attenzione, un'altra cosa importante. Dove si conserva la macchina? Perché non uno dice, ok, la macchina è ferma da 7-8 anni. Io vi garantisco che di macchine, senza postarle sul mio canale, di ferme nei box ne vado a ritirare tante. E l'ho fatto per tanti anni e lo farò ancora per tanto tempo. E vi posso garantire, ve lo metto per iscritto, ve lo timbro, ve lo firmo, non è tanto quanto tempo è stata ferma, ma è dove è stata ferma, lasciando perdere l'aperto, che è il peggiore dei casi. Ma ci possono essere anche posti al chiuso, dove con tanta umidità, credetemi, fanno la differenza. È impressionante. Cioè dipende il luogo dove è stata conservata la macchina. Poi è chiaro, se la macchina è ferma da 20 anni è un problema, va bene. Ma ci sono macchine che io sono andato a prendere ferme nei box, da magari sotto almeno 3, con tutta la muffa sui muri. Cazzo, io andavo a smontare i manicotti, mi rimanevano in mano macchine recenti, i fermi sul radiatore, perché erano marci, perché erano cotti. Quindi voglio dire, dipende dove è stata ferma. Quindi non è che si può fare una legge dicendo la macchina è ferma da 10 anni, automaticamente è un rottame. Non è vero niente. Io sono andato a prendere un M5 una volta, fermo da 11 anni, io gli ho detto di non metterlo in moto, lui ha voluto provare, abbiamo messo dentro la benzina nel serbatoio, la pompa benzina era bloccata, due cartelle delle mie sulla pompa benzina, si è svegliata, quattro giri di motore, la macchina è partita, con i suoi iniettori, e la macchina andava a 6 cilindri. Quindi non c'è una regola. Si consiglia sempre di dargli un occhio prima di metterla in moto. Le macchine a catena sono meno problematiche, però le macchine con la cinghia di distribuzione bisogna vedere dove è stata conservata. Tanto se seguite il mio canale ne vedrete delle belle, ne ho di macchine che devo ritirare, che ho ritirato, che pubblicherò, quindi vi faccio vedere lo stato di conservazione delle macchine, che gli anni sono molto relativi, è il luogo e il tempo. Ora guardiamo come è messa sotto questa macchinina. Sotto è bellissima. Guardate dove non picchia il sole, come si dice, sopra il serbatoio, dove negli angoli si può magari depositare magari la terra bagnata, resta lì l'umidità, è intonsa. Tutto questo sigillante che vedete è tutta roba originale, questo è completamente originale. E ecco, per me questa macchina qui sarebbe uno spreco andare a riverniciare completamente il sottoscocca. Quindi non è che, come il discorso che avevamo fatto sul Range Rover bianco, andate a vedervelo perché è molto carino, l'hanno visto in tantissimi, bisogna consigliare il cliente per i lavori più giusti. Non è che bisogna accaparrare il lavoro per forza, anche perché se tu al cliente gli dai una linea da seguire giusta e corretta, tu vai in giro a testa alta. Quindi questa macchina qui, così bella, sotto, per me è una macchina da dargli una sonora lavata, ma di quelle giuste, non la lavata con l'idropulitrice. Ci sono dei prodotti giusti. E dopo vedrete che non la riconoscerete questa macchina sotto, perché le potenzialità si vedono, la macchina è bellissima. Poi sono già macchine, per me è una macchina del 97, 98, 95, è già una macchina moderna. Vedete i tubi benzina tutti di plastica, ma è una plastica molto resistente, non sono tubi benzina di gomma come si usava una volta, che marcivano e andavano cambiate tutte le linee dei tubi, perché cazzo, c'era chi non le cambiava, erano vetrificati, come li toccavi si spaccavano, andavano cambiati tutti, chiaramente, erano anche molto più pericolosi, anche soltanto i collegamenti. È vero che le pompe della benzina erano meccaniche, non c'era la pompa della benzina elettrica, però tutto quello che voi vedete è una macchina comunque sostanzialmente molto molto semplice. Anche i manicotti di inserimento della benzina sono morbidi. Quindi, secondo me, questa macchina è vero che è stata all'aperto, ma è stata, secondo me, comunque parzialmente coperta con una tettoia, perché altrimenti non sarebbe arrivata in queste condizioni, e sicuramente in un luogo comunque asciutto, bello, perché sotto si vede, le potenzialità si vedono. Quindi, molti magari mi chiedono, mi telefonano e mi dicono, ma ragazzi,
Verresti con me quanto vuoi. Io non è che voglio soldi, ragazzi. Il mio problema è il tempo. Quindi io vengo con voi. Sono già andato con tanti di voi a vedere le macchine e abbiamo visto di quei rottami che ho sconsigliato di comprare. Voi non mi dovete far vedere una macchina parcheggiata per terra. Che cazzo vedo? Vi posso dire quello che vedete voi. Se va in moto vi posso dire come va, ma non è che ho gli occhi diversi da quelli che avete voi. Le macchine vanno viste sul ponte, almeno un'occhiata. Quindi magari dici, ok, se è una macchina d'epoca naturalmente, però dici, ok, al cliente dici, guarda, me la faccia vedere in officina, io mi rendo disponibile, si dà un'occhiata sotto con la promessa al venditore. Dici, guarda, se la macchina è a posto gliela compro. Quindi non è che bisogna fare le figure dei perditempo, perché i curiosi sono altri. Ma credo che tutti quelli che mi hanno contattato che volevano comprare un determinato tipo di macchina, gli ho detto diamogli un'occhiata, ma queste persone in officina non ci vogliono venire. Parlo di zone ovviamente limitrofe, non è che chiederei alla gente di farci 200 km per venire qua. Ci si può accordare, però non è che ho chiesto questo. Però ragazzi, purtroppo io venire a vedere una macchina parcheggiata, cosa vedo? Posso sdraiarmi per terra a vedere se perde olio, ma anche lì non vi posso neanche dire da dove. Quindi secondo me questa, adesso questa è smontata, ma anche l'analisi, la prima analisi che abbiamo fatto di questa macchina qua, le magagne, i dispiaceri li abbiamo esclusi praticamente subito. Si vedeva che la macchina era bella, o magari come il coupé che già non era bellissimo, vi ricordate magari la traversa piuttosto che i punti d'appoggio, però quando siamo andati a togliere i passaruota posteriori la macchina era marcia. Però la macchina già a vederla così, a parte che arrivava dall'estero, sapete, nel nord Europa io sono un po' scettico, ma anche soltanto i bracci li vedevate, veniva, si sfogliava la vernice, quindi sicuramente il sale l'hanno preso. Allora lì può essere un campanello d'allarme, ma questa era veramente bella. Quindi secondo me, guardandola sotto, si escludono, non dico tutti, ma l'80% dei dispiaceri. Quindi mi rendo disponibile a dargli un'occhiata e la prossima puntata con il sottoscocca voglio farvi vedere come viene e il motore chiaramente ricondizionato per un restauro conservativo. Continuate a seguirci, devono seguirci, Gab? Ma diciamo che oramai più che altro non è un invito, è una minaccia. Però vi mando avanti lui che adesso questo straccetto qua lo butto. Vi mando avanti lui che è più grasso. Non sei più grasso. Io sono diversamente magro. Anche perché adesso mi sono anche pesato in un video, quindi lo sanno che cosa peso, non posso neanche non dirglielo. Sì, hai detto che io peso 80 kg e tu 85. 85, certo. E sì, la bilancia era sfalsata. Sì, infatti. Quindi ragazzi, arrivederci al prossimo video, adesso vado a letto. Che non sapete neanche che ore sono. Voi magari il video, anzi senza magari, voi il video lo state vedendo alle 7:30 di sera. Ma non dico che è notte, perché non è notte, ma ci manca poco, quindi sono stanco. Ho fresh, ho mal di schiena, non ho fame perché ho mangiato. Ah, perché tu non hai mangiato? Dica sì, poi. Sì, sì, che hai mangiato. No. Prova a dire 33. 34. Hai visto che hai mangiato? A posto. Ciao ragazzi, al prossimo video.